Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori di Radio Somma Libera e buongiorno alla redazione. Sono Stefano Aliprandini, assessore alle politiche sociali del Comune di Somma Lombardo, un settore che, come potete immaginare, in questi giorni è fortemente sollecitato e impegnato nel cercare di rispondere alle richieste d'aiuto da parte dei cittadini in difficoltà. Stiamo attraversando un periodo difficile, duro, mai provato prima, che ci lascerà però più mature e consapevoli che insieme sapremo affrontare le altre prove che ci attendono nei prossimi mesi. Oggi, il 4 maggio, inizia la fase 2 e gradualmente nelle prossime settimane riapriranno attività commerciali, professionali, mercati, cartolerie, fioristi. Per molti vorrà dire poter tornare al lavoro e mi auguro che siano i più. Ci viene richiesto di indossare sempre la mascherina e di mantenere la distanza sociale. Oggi siamo chiamati tutti a essere ancora più comunità, responsabili per noi stessi e per gli altri. Dimostriamoci capaci di gestire questa libertà e torniamo insieme ad assaporarla. Insieme ce la faremo. La rubrica dello sport. Buongiorno gentili ascoltatori di Radio Somma Libera e benvenuti a una nuova puntata. Oggi sono particolarmente felice di fare questa puntata perché è qui con noi Gaia Saporiti. Ciao Gaia! Ciao a tutti, ciao Michela e grazie mille per avermi invitata a questa puntata. Gaia è una guida del castello, ma oggi noi non la intervistiamo per come guida. Ma invece per un'altra cosa molto interessante, che è una delle sue passioni, poi scopriremo anche il suo lavoro, perché anche quello, dal mio punto di vista, è molto interessante. Gaia ha iniziato a correre in bicicletta da piccola con la Sommese e salutiamo Silvio Pezzotta. E adesso raccontici un po' invece cosa fai con la bici e poi dove sei andata a finire. Ok, sì, io ho iniziato quando ero veramente piccola a correre in bici a 6 anni. Ho sempre pedalato anche prima, però essendo troppo piccola non potevo iniziare a gareggiare. E poi ho iniziato proprio con la Sommese, che era la squadra locale con Silvio Pezzotta, e da lì mi sono innamorata sempre di più del ciclismo e ho continuato a perseguire il mio sogno, sì, perché ambivo a vincere le Olimpiadi. Poi diciamo che ho un po' ridimensionato le mie aspettative. Beh, E l'importante è poi partire alti, sì, quindi esatto. è giusto, Gaia. L'idea era quella, poi crescendo, insomma, un po' cambiato, però sono comunque arrivata fino al professionismo, sono passata di categoria 4 anni fa e qualche soddisfazione sono riuscita a togliermela comunque a correre in gare internazionali o a fianco di campionesse che avevo sempre solo ammirato. E poi comunque diventava difficile continuare in questo ambiente, almeno per me, e quindi a un certo punto l'anno scorso ho corso solo i campionati italiani, ho fatto il Giro E poi ho deciso di smettere, però non del tutto. Non del tutto, ma prima di arrivare all'altro volevo chiederti, Sì. il professionismo, come donna, com'è e quali sono, le gare che hai fatto? Come donna, diciamo che a livello di preparazione è come per un uomo, però ovviamente è proporzionato alle nostre forze, che sono più ridotte rispetto alle loro, anche le gare sono più brevi, però il livello di impegno che richiede è veramente alto, sia come preparazione fisica che alimentazione, poi ci vuole una buona predisposizione mentale, e che io iniziavo a perdere, sinceramente. E tra le gare internazionali che ho fatto, io le ho corse in Italia, ho corso 2 volte il Giro dell'Emilia, ho corso il Giro del Trentino, ho fatto il Gran Premio Liberazione, diverse gare che si svolgevano sul suolo italiano. Ma c'è una gara che ti è piaciuta di più? E domanda, tu sei più da pianura o sei da montagnina? A me piaceva molto il Giro dell'Emilia perché, nonostante l'arrivo in cima al San Luca, che aveva delle pendenze piuttosto impegnative, il resto non era poi così proibitivo e quindi era anche divertente poi arrivare in cima perché era una salita ripida ma non lunga e quindi più in linea con le mie caratteristiche. E non sono decisamente una scalatrice, mi piacciono le salite, però le devo fare al mio passo, mentre amo molto, ma molto di più le discese e
Il mio terreno è la pianura e me la cavo bene anche nelle volate, però non sono una velocista pura, quindi se si tratta di un gruppo di 200 persone tendo a tirarmi indietro. Sì, mi Ok. piace attaccare, diciamo. Ah, ok, Gaia, ok. E delle grandi cicliste, chi è che ti piace? Chi ci nomini oggi? Prima fra tutte Elisa Longo Borghini, mi ha ispirata molto negli anni e poi ho avuto la fortuna di uscire ad allenarmi insieme a lei. E ogni volta imparavo qualcosa di nuovo, nonostante i tanti anni di esperienza, comunque una del suo calibro ti può sempre insegnare qualcosa. Sì. Assolutamente, per chi non è esperto, ci racconti qualcosa di Elisa? Elisa ha corso per diversi anni ed è professionista ormai da tempo e lei ha portato anche il bronzo delle Olimpiadi a casa in Italia e in più si è ritrovata diverse volte sul podio dei mondiali, sul podio del Giro d'Italia ed è un attaccante, quindi anche per quello a me piace. È giovanissima, perché io intanto che tu parli sto leggendo e guardando, è del 91, ha 28 anni Sì. ed è di Ornavasso. Chissà, magari la potremmo contattare e faccio un'intervista, che dici? Chi lo sa? Persona molto disponibile. Magari adesso ci pensiamo, sarebbe interessante, Ah, di assolutamente. sicuro il suo punto di vista ha un peso non indifferente. Sicuramente. Io oggi sono molto felice di trovare appunto una donna ciclista, perché è la prima donna che ha corso il Giro d'Italia, Alfonsina Strada, Sì. è stata per noi una grande. E quindi in questa puntata vi racconterò proprio anche la storia di Alfonsina Strada, perché una volta le donne non potevano né fare le gare, no, proprio era una roba impensabile, ma addirittura andare in bicicletta, non potevano neanche andare in bicicletta, cioè Alfonsina Strada si sentiva dire no, ma tu non puoi andarci, non è una roba da donne, no, ti fa sorridere adesso questa roba, perché dici, ma boh, no, non è possibile, eppure non era neanche tantissimi anni fa, perché andiamo a metà del Novecento, quindi di conseguenza non andiamo tantissimo indietro. Gaia, dici un po' questa tua passione. Hai detto che hai iniziato da piccolina, ma è nato da qualcosa, da qualcuno in particolare? Probabilmente l'ho ereditata da mio padre, però io già da piccolina mi facevo i miei giri in cortile con la bici, passavo interi pomeriggi così e poi un giorno passava il Giro d'Italia proprio da Somma e mio padre è andato a vederlo e mi ha portata con lui. E io l'ho vissuto un po' come una sorta di magia, no? Mi ha incantato quel mondo, però più di così non potevo fare. E poi però c'è stata la Fiera del Castello a Somma in cui c'era appunto lo stand della Sommese. E davano la possibilità di provare una bici da corsa. Quindi io ho provato questa bici e non volevo più scendere. Mi sono innamorata, volevo iniziare a correre, ma ero troppo piccola perché avevo ancora 5 anni. E mi hanno detto: se l'anno prossimo ritorni, ti facciamo iniziare a correre. E mio padre sperava che io mi dimenticassi, però invece mi sono ricordata. E da lì poi ho scoperto che lui aveva la bici da corsa perché con me non ci aveva neanche provato. Io ho una sorella più grande. E con lei aveva provato a passarle un po' questa passione, però non aveva attaccato molto, quindi con me era già arreso. Ed è stato anche divertente scoprire dopo che lui aveva già corso. Bella questa cosa, quindi è una passione nata dal papà e quindi dalla famiglia. Molto Sì. bella, molto bella. Adesso quando prendi la bici, adesso non si può, ma appena la prenderai, dove andrai, Gaia? Quasi sicuramente al lago. Andrò verso Arona, Stresa, magari farò il Calogna, dipenderà da quanta energia avrò. Certo. Perché poi parlando proprio di bici, mi hai detto di una bici particolare, no? Liv, giusto? Sì, Dici sì. qualcosa. Liv nasce da Giant, però è un marchio unicamente femminile, quindi tutti i telai e le geometrie della bici sono studiati esclusivamente per le donne e io ho iniziato una collaborazione con loro a partire da quest'anno con l'obiettivo proprio di diffondere sempre di più il ciclismo femminile, quindi di dare maggiore impatto e di coinvolgere sempre più donne. Quindi noi abbiamo anche creato una squadra, la New Ciclismo Liv, che coinvolge donne di qualsiasi età e non è necessario essere per forza una professionista ed è proprio questo il bello, organizziamo anche delle group ride,
alcuni eventi ed è molto interessante, soprattutto perché il ciclismo femminile viene spesso un po' discriminato e quindi è bello poter fare concretamente qualcosa. E questa squadra dove la troviamo? Su Facebook avete una pagina, avete qualcosa? Abbiamo la pagina Instagram. Ah, Instagram, certo, perché Sì, siete giovani, io e sono poi vecchia. comunque. No, e poi comunque sul sito di Live Cycling Italy si trova. Ok, quindi se qualche donna vuole iniziare ad Sì, noi ci avvicinarsi, siamo. esatto, Sì. bene, bene, questo è importante, questo è molto importante. E adesso invece cosa fai? Di cosa ti occupi? Qual è la tua professione? Adesso invece lavoro con i motori perché Grande. parallelamente al ciclismo ho sempre coltivato questa passione per il motorsport e man mano che riducevo i miei allenamenti perché mi avviavo verso la fine, diciamo, avevo sempre più tempo da dedicare alle auto, alle moto, in particolare alle auto e quindi negli ultimi anni mi sono avvicinata molto di più al Gran Turismo e da quest'anno sono entrata a far parte ufficialmente di un team. E ne sono molto fiera e quindi appena si risolverà questa situazione non vedo l'ora di iniziare. E cosa fai esattamente in questo team? Di cosa ti occupi? Allora, io sono l'assistente del coordinatore del team, quindi lui è quello che organizza la trasferta, è un po' la mente della squadra e io do supporto soprattutto in trasferta, quindi si tratta di preparazione che precede la trasferta e poi di supporto in circuito, quindi allestimento e gestione delle ospitality, gestione degli ospiti, degli sponsor, dei membri dello staff e soprattutto supporto ai piloti in qualsiasi momento, da prima, durante e dopo la gara. E questa passione per i motori da dove viene? Anche questa sarà sicuramente ereditaria. Mio zio correva con i go-kart e poi ha coltivato la sua passione e adesso tuttora ha un'officina meccanica. E poi anche i miei genitori, sia mia madre che mio padre, sono sempre stati appassionati di auto perché il loro mito era Senna. E poi mio Vabbè, padre, hai detto poco, sì, Senna. Io, guarda, su questo infatti. cercherò di fare una puntata, visto che l'hai nominato. Senna, mi ricordo ancora il giorno purtroppo in cui è morto, Sì. no? In quel tratto. E penso che sia uno dei più grandi, se non per me, per me, quindi posso essere il più grande pilota di Formula Sì, 1, anche a per me. livello umano. Sì, esatto. Sì. Quindi poi ognuno può avere il suo, io dico il mio, quindi l'hai nominato. Sì, era l'eroe di molti, ma oltre alle auto, soprattutto mio padre è sempre stato tanto legato anche alle moto, quindi era regola obbligatoria vedere la MotoGP a casa nostra, prima che fosse finita non si poteva uscire o fare niente. E poi anche quando ero molto piccola mi portava già a vedere delle gare in moto, in particolare delle gare di Supermotard. E io mi ricordo di questo pilota, Eddie Sill, che vinceva moltissimo, io avevo anche il suo poster in camera e ogni volta che vinceva lui saliva sul podio, sollevava tutti i suoi trofei, no? Allora la prima volta che io ho corso una gara di ciclismo, ho vinto con le femmine e allora io mi ricordavo lui e ho fatto uguale, ho sollevato la coppa, i fiori e sì, come un campione vero. Grande, E poi grande. sì, prendo ispirazione dalle moto anche per cercare di migliorarmi nelle traiettorie, nelle curve. Sì. No. Hai una moto? Non ce No. l'hai. No, perché poi in maniera autonoma io mi sono rivolta sempre di più alle macchine. Ok, Anche se la quindi. MotoGP ancora è una religione. Sì. Certo. è bellissimo perché delle volte a me capita di andare nelle classi e di trovare delle ragazze, mi è capitato, in un istituto di grafica che voleva fare, che bravissima con i motori, no? Voleva fare la meccanica, lei nella vita, ma ti parlo di 4-5 anni fa, ok? Adesso questa ragazza avrà quindi 22-23 anni, voleva fare la meccanica, ma i suoi genitori non gliela hanno fatto fare perché la meccanica, il meccanico è un lavoro da uomini. Invece possiamo sfatare questa Non cosa. sono d'accordo. Oh. Anzi, nel Gran Turismo esiste una squadra interamente formata da donne, con piloti donna e meccanici donna.
Ecco, grazie Gaia di Sì. averlo detto. Quindi. Diciamo, sì, forse è un po' più difficile per noi farci strada in quel settore, però si può fare. Per noi è più difficile farci strada in qualsiasi settore, mi Sì, viene da dire, praticamente quindi sì. ovunque, però l'importante è farci strada e se c'è Sì, la lottare. passione, esatto, e se c'è la passione, comunque andare avanti perché non ci sono cose da uomini o cose da donne, c'è la passione e ognuno può essere libero di farla. Esatto. Un uomo può essere libero di danzare e una donna può essere liberissima di amare i motori, ovviamente. E quindi Esattamente. questa è la cosa bella che lo ricordiamo perché è importante. Gaia, bene, ci avviamo verso chiusura della trasmissione e ti ringraziamo. Vuoi aggiungere qualcosa? Grazie Dove trovarti? Non lo so, qualcos'altro se vuoi aggiungere? a voi. Ma Oppure. me personalmente? Tu sei su Instagram, immagino, Sì, quindi. Instagram e Facebook, sì. Esatto, Instagram e Facebook, quindi O Gaia al castello. vuoi castello, Mi quindi trovate anche lì, sì. esatto, quindi Gaia Saporiti, magari un giorno ci fai fare una guida in bicicletta nel castello, Volentieri, sì. quindi sarebbe interessante. Grazie mille Gaia, allora, Grazie a te, grazie grazie di tutto. a te, è stato un piacere e rimanete con noi perché oggi abbiamo proprio tante storie di donne, sia con la bici come Alfonsina Strada, ma non solo, per scoprire un po' questi mondi che a volte non sono così conosciuti. Adesso un po' di buona musica. Spettatori, oggi sono particolarmente felice di avere qui con noi Sara Sesti. Sara Sesti è insegnante di matematica e fa parte dell'associazione Donne e Scienza. Ha una pagina Facebook per me importantissima che io guardo e condivido sempre perché ho un pozzo di sapere, perché ha scritto anche un libro Scienziate nel tempo, che è anche il nome della sua pagina Facebook, Scienziate nel tempo di Sara Sesti, ed è webmaster del sito universitadelledonne.it. Buongiorno Sara e benvenuta. Grazie, buongiorno e buongiorno a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Allora, Sara, come ho appunto detto, e non ho neanche citato tutto quello che ha fatto, se no finiremmo la puntata praticamente, ma avremo modo di conoscerla piano piano, è sicuramente una delle persone che in Italia ne sa di più delle donne del tempo e delle scienziate. Volevo chiederti, Sara, da dove nasce questa passione? Dunque, intanto devo dirti che per me la matematica è stata una materia bellissima fino da bambina, penserai che sono matta, ma da piccola mi sembrava un gioco. Poi, da adolescente, inquieta, ribelle, incasinata, mi sembrava più semplice da risolvere di molti problemi esistenziali. Probabilmente trovavo delle certezze, delle risposte sicure. È un mondo smaterializzato e perfetto in cui rifugiarmi. Comunque mi sono laureata in matematica alla Statale di Milano e ho cominciato ad insegnare con passione, seguendo l'esempio di mia mamma che era maestra e che adorava i suoi ragazzini, i suoi bambini e mi ha sempre passato questa passione per l'insegnamento. Però insegnando matematica io ho cominciato nel tempo a soffrire perché constatavo anche nelle mie studentesse che c'erano delle difficoltà. Intanto le scienziate erano assenti dai libri di testo e l'immaginario comune rappresentava sempre una scienza con un volto maschile. E quindi questo secondo me era uno scoglio anche per chi doveva affrontare le materie scientifiche, doveva orientarsi a delle discipline scientifiche, per cui ho cominciato a pensare che bisognava proprio togliere dalla polvere, dall'oblio, tutte le donne che invece hanno dato dei contributi importantissimi alla scienza. Per questo è iniziato in Bocconi una ricerca sostenuta dall'Associazione Donne Scienza, dall'Università delle Donne ed è nato il libro Scienziate nel Tempo, che ora è arrivato a più di 100 biografie.
Allora, il libro Scienziate del Tempo è qui con me in questo preciso momento e io l'ho letto e facendo ovviamente teatro ne prendo spunto e sono molto felice di questo scritto, perché effettivamente andando spesso nelle scuole ci si rende conto che ancora oggi c'è ancora tanto bisogno di parlare delle Scienziate del Tempo. Sara, mi viene un po' questa domanda da farti. Secondo te, però, perché le scienziate non erano nominate e adesso iniziano a esserlo? Perché? Perché, dal tuo punto di vista? Ma guarda, dunque, non è soltanto colpa degli storici che si sono dimenticati delle scienziate. Il problema è che è molto complicato ed è legato all'istruzione delle donne. Tu pensa che fino al 1876 alle donne era negata un'istruzione superiore, per cui tutte quelle che riuscivano nella scienza riuscivano perché erano sostenute dalla presenza di una famiglia importante e colta, con padri, fratelli, mariti che erano in grado di dare alle loro fanciulle un'istruzione che veniva negata dalle istituzioni. Tutte le tue ascoltatrici e gli ascoltatori possono immaginare quindi che possono immaginare che non ci potessero essere dei contributi che ribaltavano i paradigmi della scienza senza la possibilità di avere un'istruzione superiore. Un altro motivo per cui le donne sono assenti dalla scienza è che in quel periodo, quando pubblicavano, dovevano pubblicare col nome dei loro mariti, dei loro fratelli, per essere prese in considerazione. Un motivo ancora è quello che una studiosa di storia della scienza ha definito effetto Matilda. Che cos'è l'effetto Matilda? È il fatto che certe scoperte sono passate alla storia col nome degli uomini, o perché sono proprio state rubate dagli uomini, come nel caso della struttura della doppia elica del DNA, le cui prove sperimentali sono state date da Rosalind Franklin, mentre invece il Nobel è stato assegnato a Crick e Watson, che hanno rubato la fotografia scattata, la famosa foto 51, scattata dalla scienziata, se ne sono impadroniti e hanno costruito il modello. E quindi la situazione è molto complicata, non è soltanto colpa degli storici, è colpa anche del ruolo che è stato dato a noi donne nella storia, per cui addirittura qualcuna si doveva mimetizzare, travestirsi da uomo, fin dall'antichità per poter praticare quelle che sono le discipline scientifiche. Agnodice di Atene è stata la prima ginecologa, però doveva farlo vestita da uomo nell'antichità. E una grande matematica è passata alla storia col nome di Monsieur Leblanc, e invece era Sophie Germain, per poter frequentare, anzi corrispondere, all'Università di Parigi con i professori che potevano farla avanzare negli studi. Sì, quindi noi donne abbiamo sempre avuto più difficoltà nel poter fare delle cose liberamente. E Certo. questo, se penso, sia come ci hai detto tu con queste persone, sia nel teatro, perché io occupandomi di quello, se penso ai tempi di Shakespeare, le donne dovevano vestirsi da uomo, non potevamo fare teatro, quindi ed essere. È proprio legato, non è la difficoltà che hanno avuto le donne nella scienza. Non è dovuta a una scarsa intelligenza per le cose astratte, come dicono certi illustri intellettuali, o a delle difficoltà oggettive. È dovuta al ruolo che alle donne è stato imposto fin dall'antichità e che ancora affida loro un ruolo di cura
e quindi le tiene lontane facendo ritenere loro maschili certi ruoli che invece sono quelli che vengono attribuiti all'uomo. Sì, quindi quasi per natura. Quindi parliamo di stereotipi. Certo. Quindi stiamo parlando. Infatti, se tu guardi, hai detto che hai in mano il libro Città del Tempo, sulla copertina, io ho scelto quella che mi sembra la scienziata che più di tutte abbatte lo stereotipo che circola sulle scienziate, cioè che le scienziate debbono essere poco femminili, tutta testa, poco cuore, bruttine, magari un po' ridicole, sai un po' come la presa in giro dell'insegnante di matematica. Ecco, per la copertina io ho scelto la grandissima Hedy Lamarr, che è attrice ma anche un genio, perché è l'inventrice della tecnologia che noi usiamo oggi con i nostri cellulari per tutte le comunicazioni wireless. Esatto, quindi lei proprio ha inventato il wifi, praticamente. Certo. E noi pensiamo sempre che siano uomini, no? Quindi che il computer, no, sia un affare maschile, anche l'università di oggi ci sono tanti uomini ancora. E quindi cosa dobbiamo fare? Il primo programma per computer è stato pensato a metà dell'Ottocento, quindi un secolo prima che il computer potesse essere inventato, da Ada Byron, la figlia di Lord Byron, che studiava le prime macchine di calcolo e ha immaginato che la macchina di calcolo di Babbage, che allora stava diventando di moda perché i calcoli per l'uomo a partire dall'abaco sono sempre state delle attività noiose, per cui si è sempre cercato di sostituirle con delle macchine. Bene, Ada Byron ha pensato che quelle macchine potessero lavorare non soltanto con dei numeri, ma anche con dei simboli, come per esempio le note o dei segni di grafica, e quindi comporre musica e disegni. Praticamente si è immaginata nell'Ottocento quello che è stato realizzato un secolo dopo, e cioè il software. Sì, e questa storia è meravigliosa, e io l'ho conosciuta grazie a te, Sara, Ada Byron, non la conoscevo, perché appunto sulla tua pagina Facebook, oltre che il libro, Sara tutti i giorni pubblica spesso appunto storie di donne. Con le biografie delle piccole. Esatto, io vi invito proprio ad andare a vederla, perché per me tutti i giorni è molto importante, Scienziata nel tempo di Sara Sesti, lo ripeto, perché ad esempio questa storia di Ada Byron l'ho utilizzata per uno spettacolo e ho lì proprio, no, il computer in scena, e quando appunto dico che i primi programmatori sono stati inventati da una donna, tutti in sala, o c'è qualcuno che ha studiato matematica e allora lo sa, oppure veramente queste cose non sono ancora sapute, invece vanno proprio dette. E Sara, grazie per l'immenso lavoro che stai facendo, perché tu questo immenso lavoro lo stai facendo anche con l'associazione Donne Scienza, di cui ti chiederei di parlarne, e anche l'Università delle Donne. Raccontaci un po' queste esperienze, Sara. Guarda, l'associazione Donne Scienza è nata nel 2003, ma si è formata su un movimento di ricercatrici che era nato molto prima, dopo il disastro di Chernobyl, che è avvenuto nel 1986 ed è stato il più grave incidente mai verificatosi in una centrale nucleare. Non so se le tue ascoltatrici e gli ascoltatori se lo ricordano, ma è stata veramente la prima catastrofe, non voglio nominare l'attuale catastrofe, ma allora una scossa per tutti gli scienziati e le scienziate. Si è formato questo coordinamento, il cui primo scopo è stato di mettere un occhio critico, fare un'analisi critica della scienza a partire dal disastro che era avvenuto, e poi nel tempo lo scopo dell'associazione è stato quello di promuovere l'ingresso e le carriere delle donne nella ricerca scientifica.
fisica. Un altro scopo ancora, quello a cui ho contribuito di più, è stato quello di far conoscere queste scienziate, perché per orientare le ragazze alle discipline scientifiche, secondo me, loro devono conoscere la storia delle donne, è la nostra carta d'identità. Se tu non hai una carta d'identità, non vai da nessuna parte. Se non conosci la storia delle donne, immagini di avere dietro un grande vuoto, nessuno con cui identificarti. E invece persone con cui identificarsi, anche nella scienza, ce ne sono tante brave e importanti. Assolutamente, ed è molto importante anche per le giovani generazioni e non solo identificarsi. Ti faccio un'ultima domanda, poi andiamo alla chiusura perché io starei qui con te veramente tantissimo. Quindi, anch'io, volentieri. Proprio molto volentieri. Ti faccio però un'ultima domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, cercare di abbattere questi stereotipi che ci accompagnano possono contribuire a diminuire la violenza sulle donne? Dunque, io credo proprio di sì. E siccome cerco sempre tra le mie donne di scienza degli esempi da portare, mi viene subito in mente la storia di Ipazia, che è stato il primo femminismo, scusami, il primo femminicidio, sì, nella storia delle scienziate. Ipazia fu uccisa, Ipazia era figlia di Teone, un grande matematico che l'aveva iniziata all'astronomia, alla filosofia, e era diventata la maestra della scuola neoplatonica di Alessandria d'Egitto. Era una donna che in tempi in cui si riteneva che le donne dovessero starsene zitte e occuparsi della loro casa, parlava nelle strade, parlava di scienza, separava la scienza dalla religione e quindi veniva odiata proprio in quanto donna, in quanto portatrice di un sapere che contrastava quelli che erano i saperi ufficiali, in questo caso quello del cristianesimo fanatico allora nascente, e fu per questo trucidata e assassinata. Io quindi credo che tentare in tutti i modi, anche a partire dalla scienza, di raggiungere una parità possa riequilibrare i ruoli e quindi in qualche modo contribuire a un'azione contro la violenza sulle donne. Grazie Sara, è importantissimo il tuo discorso e la parità dobbiamo veramente perpetrarla tutti i giorni. Ricordo che di Ipazia c'è un bellissimo film, Agorà. Agorà, certo, che racconta la sua storia. Esatto. Se mi permetti, certo, un attimo. Prego, prego. Sì, scusami, dimmi. No, no, vai, vai, ti permetto tutto quello che vuoi. Se mi permetti ancora un attimo per tornare ad oggi, noi abbiamo visto che in questo periodo le scienziate, le giovani ricercatrici che hanno portato i primi contributi alla conoscenza e alla sequenziazione del coronavirus sono state delle donne, non sono state delle giovani ricercatrici allo Spallanzani di Roma e al Sacco di Milano. Tutte quante erano precarie, per cui la stampa le ha presentate come eroine, angeli dei laboratori, però sarebbe ora di finirla di attribuirci questo ruolo di angeli della casa, angeli del ciclostile, angeli del laboratorio. Bisogna chiamarle col loro nome, sono delle bravissime ricercatrici e va riconosciuto il loro ruolo, vanno tolte dal precariato, vanno promosse, vanno riconosciute e valorizzate.
Giustissimo, giustissimo. E valorizzare anche le parole per utilizzare, per parlare ovviamente di queste donne. Certo, non siamo più gli No, angeli, esatto, noi del siamo focolare. competenti, siamo competenti. Esatto. E quindi è importantissimo quello che oggi ci hai detto e io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi. Vi ricordo, Sara Sesti, Scienziate nel Tempo, la pagina Facebook, poi donnescienza.it, che è un sito veramente molto interessante, potete andare veramente a scoprire cosa fa l'associazione, le attività, i documenti che ci sono, e poi universitadelledonne.it. Andate a vedere queste pagine per scoprire di più e per far sì che la parità ci sia sempre di più anche in Italia. Grazie Sara del tuo tempo e ti auguriamo una buona giornata e magari ci risentiremo per approfondire. Grazie mille anche a te, ascoltatrici e ascoltatori. Ciao! Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Somma Libera e vi aspettiamo questa sera puntuali alle 21 per le coccole della buonanotte. Radio Somma Libera.